guarda queste meteorine che ti dicono le previsioni. Praticamente un tempo quando guardavi il meteoro dicevi chissà domani che tempo farà, oggi guardi le meteorine e ti domandi chissà domani chi se ne farà. E questa è la differenza. Poi c'è quel periodo sempre, diciamo, estivo, che il meteo è sempre uguale, sempre quello. Caldo killer, la colonnina di Mercurio ha raggiunto i 45 gradi a Milano. Non si registrava un caldo così dall'ultimo concerto di Pino Daniele. Oh, il Pino si stava incendiando, cazzo. Ma così caldo che sulla viene a sapere Maroni prende le impronte di Ron direttamente sull'asfalto. Rovente, cazzo, non diteglielo, mi raccomando. Mentre invece, poi ci dicono che cosa? Che c'è il surriscaldamento globale, che la temperatura aumenta, ma noi in realtà sappiamo quali sono i gas che fanno ingrandire il buco dell'ozono. Allora diciamolo, sono le scoregge della Marcuzzi che spitica e usa il Pitibus per avere delle cavitelli. Altri parenti iscritti a Facebook, lui ha
aveva scoperto di essere imparentato con Vittorio Sgarbi. Capra, capra! Il cavolo niente, non si è mai pagato! No, non si è ancora fatto il comandante! E in mezzo a questo tripudio di follia... In mezzo a questo tripudio di follia ha ammazzato 18 persone. Poi arriva la giornalista Silvia Vada, che va da una delle madri delle vittime e che cosa le domanda? Come sta, signora? Signora, suo figlio è stato ammazzato, gli hanno sgozzato la gola, mi dica, le dispiace? Mi avete sentito questi giornalisti che hanno parlato ai terremotati che vivevano nelle macchine, cosa chiedevano? Come mai è in macchina? Come mai sta scavando? C'è una come mai sta scavando? E noi da casa pensiamo, ma Silvia Vada, ma chi ti ha mandato? Talmente pochi neuroni nel cervello che in confronto a te la particella di sodio dell'acqua lente ad un party sullo yacht di prima volta. Ma pensa... Ma Silvia Vada sei così scema che hai fatto il cervo per diventarlo così scema. Ma cosa pensiamo noi da casa? Ma Silvia Vada, a cagare Vada! Poi entro in studio la faccia di circostanza del giornalista e dietro la foto con le tette della Marini. Gli altri 25 minuti del telegiornale li dedicano infatti al gossip. Questa parola raffinata, sofisticata, che praticamente vuol dire farsi i cazzi degli altri. E così cominciano... Sembra che dopo Vladimir Luxuria anche il Partito delle Libertà avrà il suo trans. Si chiamerà Pina Scalop e per gli amici Scaloppina. Sembra che il presidente Berlusconi si sia infervorato perché ha affermato che nessun altro uomo all'infuori di lui può girare in Parlamento truccato e con i tacchi, Trivio. Ma poi per tutto il resto, signori, c'è veramente la televisione che ci influenza. Io ho letto qualche mese fa la notizia di due che stavano litigando mentre guardavano la De Filippi. Non è una battuta. Vero, lei ha ammazzato lui mentre guardavano la De Filippi. Ha iniziato a litigare talmente forte che in bagno la Cigentile è diventata acce incazzata e ha rovinato il puntato, veramente. Lei ha ammazzato lui, poi si è scoperto il perché. Avevo visto la De Filippi ballare. E sono cose che lasciano il segno, no? Poi invece c'è quella moda dei vicini di casa, ogni tanto io so che tutti voi avete pensato di un qualche vicino con la faccia d'assassino, no? C'è lui che mi guarda per... E tra noi il suo cervello si è assentato, guarda che se... viene a sapere Brunetta gli dà del fanullone al suo cervello, eh? Stai attento, e no, lui mi dice, no, io sono solo. Sono talmente solo che gli ho chiesto a quelli che facevano i lavori per la strada di fare più rumore col martello pneumatico. Cazzo, vabbè, ma dai, allora. Ma invece poi c'è questa storia di vicini di casa, no, perché ormai ogni cosa è diventata un'arma, no? C'è quella che ha ammazzato l'amministratore con il mattarello, poi l'ha fatto a pezzettini, ma cosa stava guardando? La prova del fuoco, io me ne immagino questa qua che lo ammazza, sono le tagliatelle di patatini, che lo deve... Poi l'ha fatto a pezzettini, l'ha messo in una valigia. Non sapeva dove buttare la valigia, è arrivata fino a lì. Ma dico io, signora, perché non l'ha messa su un volo di Alitalia? Almeno stava sicura che non si sarebbe più trovata, cazzo. Ma anch'io giro armato, signori, anch'io giro armato, ebbene sì. Io giro con nel portafoglio un'arma letale. Ho con me la foto di Rosy Bindi. Oh, più letale di quella sto sicuro che nessuno mi tocca. D'altronde, oh, sono riusciti a mandare l'uomo sulla luna, non sono ancora riusciti a mandarlo su Rosy Bindi. Grazie. Lo stiamo degrillizzando. Lui abbiamo suggerito di fare, solo che ogni tanto è una cosa pazzesca.